al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Charles de Foucault, ormai prossimo alla canonizzazione, così scriveva in una sua meditazione. Maria, dopo aver pronunciato il suo sì alla chiamata di Dio, cantò il Magnificat, e noi restiamo affascinati ogni volta che riascoltiamo le parole di Maria. Però nessuno può trovare le parole adatte per esprimere il Magnificat di Dio dopo che Maria ebbe pronunciato il suo sì. Nessuno, infatti, può trovare le parole sufficienti per tradurre la gioia di Dio per il sì di Maria, e per ogni sì che sboccia sulla scia del sì di Maria. Desideriamo in questa celebrazione sintonizzarci con il Magnificat di Dio, con la sua gioia, per ogni eccomi che si innalza quotidianamente da questa nostra chiesa ambrosiana, da questo nostro presbiterio. Gioia di Dio per il cammino di coloro che ricordano un particolare anniversario di ordinazione presbiterale o episcopale. Gioia di Dio per la disponibilità di coloro che stanno per entrare nel presbiterio. Magnifica di Dio per ogni prete peccatore che si converte e si rialza, per i buoni segni di comunione che fioriscono oltre ogni nostra resistenza,
per l'impegno continuo nel ripensare la missione in questo tempo di rapidi cambiamenti. La gioia di Dio sia la nostra forza in un tempo in cui appare sempre più evidente, e anche questo luogo ce lo rammenta, la sproporzione fra le sfide che ci attendono e le nostre energie e i nostri numeri. La gioia di Dio ridoni vigore a chi ricorda oggi un particolare anniversario e sia la speranza, doni ali come di aquila, a chi sta per entrare nel presbiterio, sospinga altri chiamati a dire eccomi. Fra poco accoglieremo e potremo venerare le reliquie del beato Mario Ciceri, poste in un reliquiario donato al seminario dalla comunità pastorale Regina degli Apostoli, nella quale è compresa la parrocchia di Sant'Antonino in Brentana di Sulbiate, e anche donato dall'associazione Beato Mario Ciceri. Sono grato a questa associazione, al parroco Don Stefano e a tutta la sua comunità per questo dono prezioso che ci sospinge in questo momento a sentirci chiesa di santi, a sentirci circondati da una moltitudine di testimoni che in circostanze non sempre favorevoli sono rimasti saldi come se vedessero l'invisibile e sono diventati in questo modo testimoni della gioia di Dio. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, perché tu sei santo, tu sei Signore, tu sei Dio.
agli apostoli riuniti nel cenacolo con Maria, madre di Gesù, hai fatto dono del tuo Spirito. Concedi a noi, con il suo materno aiuto, di servirti fedelmente per diffondere in parole e opere la gloria del tuo nome. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro di potere di esprimersi. Parola di Dio. Giacobbe, di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia. Scriverò, Rabbe Babilonia, fra quelli che mi riconoscono, ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato, e dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno.
sono in te tutte le mie sorgenti. Storica ci illumini e ci giovi per la salvezza. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare l'inno di ringraziamento per la gloria di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Addolorata presso la croce del Signore nostro Gesù Cristo, stava Maria, Regina del Cielo e Signora del Mondo. Alleluia, 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 alleluia. Benedicimi Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre
Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore. Ci sono i giorni dell'incertezza, i giorni dell'inquietudine, fino allo smarrimento. Ci sono libertà sospese, incerte, immobili. Che cosa devo fare? Le possibilità sembrano innumerevoli e ogni scelta risulta un azzardo con tutto quello che comporta di rinuncia. Ci sono i giorni della confusione. Ci sono i giorni del discernimento, di voci diverse da ascoltare, possibilità promettenti che non possono però essere accolte senza prudente verifica. Ci sono storie da ripercorrere per riconoscere i segni, gli incoraggiamenti, le smentite, le emozioni di cui diffidare, le emozioni che sono invece degli indizi per il futuro. I giorni del discernimento possono durare anni e c'è anche il rischio che si chiami discernimento l'incertezza, una irrisolta insicurezza, una diffidenza radicata, come un principio di tristezza. Ci sono i giorni dell'attesa, sono i giorni della preghiera concorde e perseverante per professare che tutto è grazia, che tutto il cammino e la preparazione e il discernimento e i ripensamenti e i propositi, tutto è incompiuto, tutto è inadeguato, tutto è ancora e sempre in vocazione, che niente è posseduto come un risultato di cui vantarsi, niente è stato assicurato come un diritto a pretendere, tempo dell'attesa, finché non si compia la promessa. Tutti i preparativi sono solo interrogativi, tutti i sogni sono solo
affascinanti ingenuità. Viene invece l'ora della salvezza, l'ora dell'obbedienza. Viene il momento in cui la libertà si compie e diventa amore. La vita è generata e diventa dedizione. La rivelazione è compiuta e diventa gioia. Viene il momento in cui la vita nuova che nasce trasfigura tutto il travaglio del parto, ne fa dimenticare il dolore, ne fa comprendere la misteriosa grazia, quella di essere una forma di consegna non più ritrattabile. Viene l'ora in cui il discepolo riceve la parola e semplicemente la esegue. Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Io celebro la grazia di questo momento. Quando anni fa, oppure anche oggi, è stata rivolta la parola e noi l'abbiamo accolta. E questo è tutto. Questa festa è per riconoscere che c'è stata quell'ora. E si capisce che, in un certo senso, è l'unica cosa che conta. È stato quando Gesù ha visitato una vita seduta al banco delle imposte. Là è stata detta una parola: seguimi. Si alzò e lo seguì. Tutto qua. È stato quando Gesù ha incrociato vite affaticate da un qualsiasi onesto mestiere. È stata detta una parola: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Tutto qui. Celebro la bellezza e la grazia di questo momento. Celebro la bellezza della parola che ha convinto alla consegna irrevocabile del presente e del futuro, dei talenti e della povertà, dell'immaginato, dell'atteso e dell'impensato, sconcertante, talvolta vertiginoso, talvolta deprimente. Tutto si è compiuto in un eccomi, intimo e segreto, e poi pubblico e solenne. Celebro la grazia della semplicità, il percorso che ha condotto fin là, sotto la croce, per semplicemente eseguire la parola che dà forma nuova a tutta la vita. Forse questo percorso di Maria e del discepolo amato e di tutti coloro che sono arrivati fin là, sotto la croce, forse il percorso è stato accidentato, forse è stato lineare, forse è stato facile, forse difficile, ma infine tutto è diventato semplice. Da quel momento il discepolo la prese con sé, senza domande, senza calcoli, senza pretesa di garanzie. Celebro la grazia dell'amicizia persuasiva, quello che risolve la vita in un eccomi non è altro che l'esito di una dichiarazione: vi ho chiamati amici, eccomi, perché tu mi hai chiamato amico. Non è stato definito un compito, non è stata promessa una posizione, non sono state date istruzioni precise, non è stata data risposta a tutte le domande.
è stata offerta un'amicizia. Questo basta. Ogni parola avrà una risposta semplice. Eccomi. Celebro la grazia dello sconcerto. Mi rendo conto che l'offerta dell'amicizia che convince non è dovuta a qualche merito particolare. Perché? Perché mi hai chiamato amico? Non è dovuta a doti eccellenti. Perché? Perché mi hai chiamato amico? Non è dovuta all'insistenza mia di chiederlo o all'ardore del mio desiderio. Perché? Perché dunque hai chiamato amico proprio me? Non c'è nessun perché. La grazia è un dono. E ci sono buone ragioni per vivere tutta la vita dimorando nello stupore. E celebro la grazia dell'ammirazione per gli altri. Mi guardo intorno e vedo gli altri, chiamati anche loro come me, amici. E qualche volta a qualcuno viene la tentazione di domandarsi, considerando gli altri: ma il maestro che cosa ha trovato in quest'uomo per chiamarlo a far parte del nostro gruppo di amici? Poi si rende conto, anche chi presume di fare questa domanda, si rende conto che il mistero è insondabile. Una cosa però è certa: è avvenuto per loro come per me. Hanno sentito una parola e hanno detto: eccomi. Questo basta. C'è di che restare ammirati. E celebro la grazia della libertà. Mi hanno chiamato, eccomi, liberi. Non ci trattengono legami che intiepidiscono l'amicizia, come se non avessimo morti da seppellire o parenti da salutare. Liberi, come se non avessimo paura per noi stessi, per quello che potrebbe capitarci. Liberi, non ripiegati all'ossessione di verificare se stiamo bene, non inclini a domandarci se siamo abbastanza apprezzati, riconosciuti, benvoluti. Liberi, mi hai chiamato, eccomi. Fratelli e sorelle, con umiltà e fiducia, per intercessione della Santissima Vergine, nostra Madre,
del beato Mario Ciceri, presentiamo al Signore le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa. In comunione con Papa Francesco, tutti i battezzati rispondano alla chiamata del Signore risorto a essere i suoi testimoni. Preghiamo. Preghiamo per tutti i pastori, specialmente per quanti oggi celebrano un particolare anniversario. Nella gratitudine per il dono della vocazione e sostenuti dalla preghiera della Vergine Maria, rinnovino l'offerta della loro vita al servizio di Dio e dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci. Preghiamo per i diaconi prossimi all'ordinazione sacerdotale. Sotto la protezione della Madonna dei Fiori, siano sostenuti dallo Spirito Santo e il loro nuovo e definitivo eccomi sia ogni giorno abitato dalla fiducia nella presenza del Signore, che con fedeltà dice loro: io sono con voi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per le vocazioni. Lo Spirito Santo illumini le menti e il cuore di ogni giovane per potersi scoprire figlio amato e così rispondere con prontezza e fiducia alla chiamata personale pensata per lui dal Padre. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la pace. Il Signore, Re di pace, ci liberi dalle tenebre della guerra, dalla tentazione della violenza, dall'illusione della sua efficacia e diriga i nostri passi sulla via della pace. Preghiamo. Preghiamo per i sacerdoti defunti. Il Signore risorto, pastore buono e giudice di misericordia, li accolga nella sua gioia e nella comunione piena con lui. Preghiamo. Ascoltaci. Accogli le suppliche della tua Chiesa, o Dio clemente. Rendila capace di imitare la carità della Santa Vergine Maria e di rivivere la sua fedele obbedienza alla tua parola. Per Cristo nostro Signore. Prima di presentare noi stessi e i nostri doni all'altare, ci scambiamo il dono della pace. Calice santo del mio sangue,
noi siamo, anche se molti, un solo corpo, perché c'è un solo pane che ci raduna. La tua promessa risuona nei nostri cuori, Signore, non saremo più soli fino alla fine del mondo. Io sono con voi, non vi lascerò mai soli. Povero, accogliete nel mio nome, nel suo volto risplenderà il mio volto. Hai scelto di occupare l'ultimo posto, perché la povertà diventi ricchezza. La tua promessa risuona nei nostri cuori, Signore, non saremo più soli fino alla fine del mondo. Io sono con voi. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risorse da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre e onnipotente, sarà per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei morti. Questa nostra offerta, Padre onnipotente, ottenga dalla tua benevolenza, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, che la tua Chiesa cresca per il numero dei fedeli e risplenda sempre per nuovi frutti di santità e di grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo nella memoria di Maria,
regina degli Apostoli e prima missionaria del Vangelo. Guidata dal tuo Santo Spirito, si mise in cammino per portare a Giovanni il Cristo, sorgente di santificazione e di gioia. Sospinti dallo stesso Spirito, Pietro e gli altri apostoli divennero intrepidi annunziatori del Vangelo per la salvezza e la vita di tutte le genti. E anche oggi la Beata Vergine suscita nuovi araldi del suo regno e li sprona con l'esempio, li infiamma con il suo amore, li sostiene con la preghiera incessante, perché annunzino in ogni parte della terra il Cristo Redentore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo, compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità, da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio, quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima, e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il suo ritorno finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero. E ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda a noi, o Padre Onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Francesco e col nostro Vescovo Mario e il Vescovo Francesco che presiede questa Eucaristia, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria. Con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi. Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, all'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Festa del cuore, Gesù Pastore, nel cammino ci guiderai. Per noi sei cibo, sei pane vivo, nella obbediente alla parola del Salvatore,
e formati al suo divino insegnamento, cantiamo insieme. Padre nostro, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma considera la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. La comunione per i sacerdoti in assemblea verrà distribuita qua davanti all'altare su quattro file. Invece per tutti gli altri fedeli i due punti di distribuzione saranno all'altare della Madonna e all'altare di San Giuseppe. Se ci fosse qualche celiaco, la comunione sarà distribuita all'altare di San Giuseppe. Amen.
Diceva, non c'è amore più
Ci alziamo e glorifichiamo il Signore col canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Partecipi di questo sacro convito nel glorioso ricordo di Maria, Regina degli Apostoli. Fa che, perseverando nella tua volontà e nel servizio dei fratelli, ci dedichiamo sempre più generosamente all'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fermiamo un momento per una parola di ringraziamento, anche a nome dei miei compagni, dei miei carissimi compagni, ormai sessantenni,
una classe meravigliosa, veramente, ve lo assicuro. Eravamo in 31 e siamo rimasti in 11, ci vogliamo molto bene e andiamo avanti con gioia. E veramente, a nome anche di tutti quelli che festeggiano anniversari a diversi livelli, a partire dai 75 anni, vorrei ringraziare di questa accoglienza così affettuosa, ringraziare in modo particolare Sua Eccellenza il nostro Arcivescovo Mario, ringraziare il Rettore del Seminario, Don Enrico, ringraziare i candidati, quindi i nostri diaconi, i più piccoli, quelli che sono i fiori che sbocciano in questo momento, ringraziare tutti veramente della vostra accoglienza. E quindi andiamo avanti con gioia. Ascoltando le due bellissime relazioni, meditazioni di questa mattina, mi veniva come da dire una sintesi del nostro sacerdozio. Per un sacerdozio autentico, un sacerdozio santo, innamoramento di Gesù e attesa sicura della gioia del paradiso. E queste sono le due cose che noi ci auguriamo in questo momento e chiediamo al Signore per intercessione della Santissima Vergine che abbiamo celebrato e del Beato Mario Ciceri. E quindi ancora grazie, grazie e buona festa. Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinal Francesco Cocco Palmerio, per facoltà ottenuta da Sua Santità Francesco, imparte ora a tutti i presenti la benedizione papale, cui annessa l'indulgenza plenaria nella forma consueta della Chiesa. Pregate Dio per il nostro Santo Padre, per Sua Eminenza e per la Santa Madre Chiesa. Dominus vobiscum. Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, Beati Ambrosi Confessoris et Omnium Sanctorum, Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, perseverantiam in bonis operibus, tribu ad vobis omnipotens et miserie cors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et manea semper. Amen. Procedamus cum pace. In nomine Christi. Regina Celi, Alleluia, 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 Alleluia.
La foto con il 75esimo. Un applauso al 75esimo. Settantesimo. Settantesimo. Si prepara il 65esimo.
La foto del 25esimo. Decimo anniversario. Voglia ancora per poco, preti novelli. Prego, salite. Aiutiamo a deambulare.